Salmo 40. I nemici mi augurano il male. Quando morirà e perirà il suo nome? Chi viene a visitarmi dice il falso. Il suo cuore accumula malizia. È uscito fuori, sparla. Contro di me sussurrano insieme i miei nemici. Contro di me pensano il male. Un morbo maligno su di lui si è abbattuto. Da dove si è steso non potrà rialzarsi. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami, che io li possa ripagare. Da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico. Per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre. Sia benedetto il Signore, Dio di Israele, da sempre e per sempre. Amen. Parole di Gesù. Vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Questo è adatto non solo per me, ma anche per te. La morte si spiega con Gesù Cristo. Il suo messaggio è luce, vita, immortalità. Con Gesù la vita e la morte vengono santificati e acquistano un significato meraviglioso. La morte. Meditare la morte è segno di cristiana saggezza. Lo sguardo fisso all'alta meta dà senso e valore alla vita. Ricordati che la morte non tarderà. Essa passa e falcia senza pietà. La morte è l'abbandono di tutto e di tutti. È il gran passo che ci porta all'eternità. Quando si sta bene, si può parlare di morte, anche scherzando. Ma se si visita un ospedale o un cimitero, se si scopre una tomba o si rimane un po' a guardare un ossario, si sente profondamente il problema della morte. Siamo polvere ed in polvere dobbiamo ritornare. Chi guarda la morte col cuore pieno di speranza cristiana si conforta, ma chi la guarda senza fede si sgomenta e si dispera. Chi crede sa che con la morte comincia la vera vita, perché Gesù ha vinto la morte. Incertezza dell'ora della morte. Gesù ha detto: vegliate perché non sapete né il giorno né l'ora. Tenetevi pronti perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Vigilate poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzogiorno o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso trovandovi addormentati. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà svegli. Il ricco del Vangelo, nel colmo del benessere, quando sognava lunga vita, sentì il funesto annuncio: stolto, questa notte morirai. Manca la preparazione alla morte, si vive come se non si dovesse mai morire. I materialisti, i gaudenti, non pensano mai alla morte, continuano a coronarsi di rose e a tuffarsi nel male. Ma ecco la morte che viene a troncare piaceri e follie, malvagità e perfidie. Pochi arrivano preparati alla morte. È sapiente chi si prepara, chi ascolta la parola di Dio. Ravvediti, perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò da te. Disponi riguardo alle cose della tua casa, perché morirai. Adesso leggo il pezzo sotto. Dobbiamo guardare la morte senza paura, convinti che non è lo spettro che uccide, ma è inizio di vita nuova. Dobbiamo pensare alla nostra morte e vederla vicina. Possiamo morire oggi, questa notte, domani,
I pericoli di morti improvvise sono molti. Dobbiamo prepararci a ben morire, ordinare ogni cosa, regolare le relazioni col prossimo, liberare la coscienza da ogni peso, distaccarsi da tutto ciò che non è di Dio, facendo penitenza dei peccati. Se saremo sempre pronti, benediremo la morte che ci apre la casa del Padre. O cuore di Gesù, ti chiediamo la grazia di un sereno tramonto. Dacci ancora del tempo per far penitenza e prepararci meglio alla morte. Ti abbiamo amato troppo poco, vogliamo amarti di più. Che la morte non sia per noi terrore, ma dolce sorella che ci apre la porta del cielo. O Gesù, vogliamo morire invocando il tuo dolcissimo nome e con te che hai vinto la morte saremo beati. Santa Teresa d'Avila, ancora fanciulla, un giorno fuggì da casa col piccolo fratello. Voleva andare nelle terre infedeli per salvare anime e morire martire. È stata una delle più grandi sante, una carmelitana energica e soave che svolse molta attività. A 40 anni iniziò una vita eroica di perfezione, sopportò molte prove esteriori e interiori, ebbe visioni ed estasi, tra difficoltà incredibili compì la riforma del Carmelo per riportarlo alla povertà, alla solitudine e al silenzio. Nei suoi scritti si nota una virtù celeste, un'efficacia meravigliosa che spinge alla perfezione. Morì il 14 ottobre 1582. La sua morte fu un tramonto serenissimo. Nelle ultime ore era molto abbattuta e impedita senza potersi muovere. Eppure, quando vide il Santissimo Sacramento, sobbalzò di gioia, come se non fosse malata, e nel ricevere il pane consacrato le uscì un grido di fede: «Signore, è ora di vederti!» Poi chiuse gli occhi, spirò e vide il Signore. Mi ha fatto venire i brividi, guarda. Poi, guarda un po'. Se qualcuno ha dei beni, se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita a servizio di tutto il mondo. Il pane e il vino che noi presentiamo siano il segno dell'unione fra di noi. La nostra messa sia l'incontro con Cristo, la nostra comunione con quelli che soffrono. Signore, santifica questi umili doni e concedici la pienezza della tua grazia. Ricordiamo i nostri cari defunti. Io stasera mi trovo senza maglietta perché fa 40 gradi di sera, pensa un po' di giorno. È caldissimo, è caldissimo. Guarda, ricordiamo i nostri cari defunti, tra cui zio Isidoro Nucci, barbiere in Castelfidardo, però artista, cantautore, sempre in Castelfidardo. Ha cantato e suonato con i Pooh, con i Beatles, con i Rolling Stones, con Elvis Presley e molti altri dello spettacolo, tra cui anche il grande Mango. Zio era un grande cantautore. Lui aveva capito, anche se ci vedevamo poco, aveva capito di me e ha composto una canzone dove parla dei miei amori passati. Pensa un po', aveva capito tutto. C'aveva lo sguardo rivolto in avanti. Vedeva più in avanti degli altri, perché gli artisti ci vedono oltre i paracavalli che c'hanno i burattini del maligno, del demonio, e i paracavalli che c'hanno coloro che sono polli d'allevamento. Ecco, poi Gesù si dirige decisamente verso Gerusalemme.
Entrare nel regno di Dio significa amare la vita così come l'ha amata Cristo, con totale dedizione, disinteresse personale, rifuggendo sempre le logiche del mondo. Gesù chiede a chi desidera seguirlo e mettersi alla sua sequela di non voltarsi mai indietro. Non è disistima degli affetti più cari. Anche Eliseo torna a baciare suo padre per poi mettersi al servizio di Elia, profeta, senza rimpiangere quel che ha lasciato. Perché tutto questo sia possibile, è necessario essere liberi da compromessi umani che portano l'uomo alla schiavitù dell'interesse o del tornaconto personale, così da farsi ammaliare da quel che si è lasciato. Bisogna mettersi al servizio gli uni degli altri nella carità, evitare ogni forma di sopruso o di violenza. Tutto questo è possibile solo se si acquisisce il vero stile della libertà evangelica, sapendo che solo il regno di Dio è definitivo. Il resto è relativo alla sua costruzione, per la quale il discepolo lavora con alacrità, fiducia, correttezza, nobiltà d'animo e dono di sé. Vivendo così si riposa al sicuro, perché chi vive il Vangelo è anche nella pienezza dell'umanità. Tiberio Cantaboni. E io oggi, in un santuario molto importante di Serra San Quirico, il sacerdote, un sant'uomo, mi ha fatto leggere il Salmo responsoriale. Dio è la nostra eredità, la fonte della vera felicità e di una gioia traboccante. Per questo cantiamo o diciamo: sei tu, Signore, l'unico mio bene. Adesso ripetiamolo insieme. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Ecco. Ed ora, dopo queste letture, iniziamo la recita dell'arma contro il demonio, contro le sette sataniche, contro le congregazioni, contro i demoni incarnati, contro i vessilli del demonio, contro ogni avversità occulta, contro ogni plagio e incantesimo e attacchi di ogni genere satanico. Quindi il rosario è un'arma potente contro il demonio. Recitiamolo insieme tutti i giorni e avremo la libertà, la verità, la felicità, la salvezza, la vita eterna. Pensa tu. Ovviamente il Santo Rosario giornaliero è più i sacramenti, che importantissimi. Il sacramento della Eucaristia, della confessione. Gesù presente in mezzo a noi in tutti i tabernacoli dei templi santi consacrati del pianeta Terra. Quanti ce n'è dei templi santi? Tantissimi. Milioni, milioni, miriadi, miriadi. E noi approfittiamone, andare al banchetto di Dio che ci dona la salvezza. Unica e sola salvezza, l'unica speranza per chi è che è di Satana adesso è Gesù, ma per chi è che è di Gesù c'ha la certezza. Quindi abbiamo la certezza della resurrezione. Guarda, Giovanni Paolo II cosa disse? Tu cerchi pace, risposte, gioia, consolazione, di perdonare, di essere perdonato, di guarire dalle tue ferite, di crescere come persona, di sentirti amato, amata e accolto, accolta, di sopportare la malattia, di allargare il tuo orizzonte, di scaricare il tuo peso. Tutto troverai in Gesù Cristo, in Lui che è la vita, la verità, la via, la luce, il buon pastore. Egli è tuo Signore e tuo Dio. Vieni a trovarlo, vieni ad adorarlo.
Guarda, qui c'è Giovanni Paolo II e Papa Ratzinger, i due papi che hanno scritto il compendio. L'unica nostra salvezza. Allora, affidiamoci alla misericordia di Gesù misericordioso, alla sua santissima clemenza e meditando i misteri della gloria. Ormai è giunta al termine questa domenica, questo giorno del 30 di giugno 2019. Ormai siamo in luglio, siamo arrivati a luglio. È surreale, però è così. È surreale ma reale. E quindi proteggiamoci contro l'avversità del demonio, perché ormai ci ha avvolto di un'ombra oscura, dell'angelo nero, del ragno nero, della tarantola nera, della stella nera, chiamalo come te pare, l'angelo nero lo chiamene, e coloro che fanno parte delle congregazioni. E lo invocano, lo lodano, lo ringraziano per gli orrori e lo schifo che gli dona a questa gente sempre più disperate, e sempre più nella disperazione più totale, nello sfascio, nell'egoismo, nella falsità, nell'inganno, nella tenebra. Porca miseria, che schifo. Più vanno avanti, più stanno male e più lodene a Satana, causa e origine di ogni male. Noi adesso siamo qui per proteggerci, mitragliare, abbattere il demonio Satana. Abbattiamolo con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, chiedendo intercessione potente di San Pio da Pietralcina, di Sant'Antonio di Padova, di Sant'Antonio Abate, di San Benedetto da Norcia, di Santa Maria Goretti, e di Santa Rita da Cascia, e di San Giovanni Paolo II, poi Santa Gemma Galgani e Santa Veronica Giuliani. L'intercessione di questi santi e sante, anche San Michele Arcangelo ovviamente, che ci allontani ogni forza occulta da noi. Diciamo insieme il Padre Nostro e 10 proiettili contro il demonio, 10 Ave Maria, dopo e via dicendo fino a che non siano 50. Dopo invochiamo il Santo Spirito che scenda su di noi e su noi rimanga sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che te lo dico a fare, che tanto mi doveva venire lo sbadio sicuramente, tanto nel rosario. E nel rosario c'è gli sbadigli continui, perché il demonio è molto infastidito. Allora esce fuori gli spiriti maligni che ci sono stati mandati, escono fuori e fuggono via dalla paura. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questa medaglia dà molto fastidio ai demoni, ai satanassi, agli occulti. Gli dà molto fastidio, perché è una donna pura. Loro sono impuri e zozzi, schifosi, con Satana. Invece la Madonnina è pura. E allora gli dà fastidio un bel po'. Guardate, diavolacci, assassini, satanassi. La Madonnina vi schiaccerà la testa se non vi convertite presto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero della gloria, la resurrezione di Gesù dai morti, dalla morte. La seconda della gloria è quando gli angeli hanno prelevato Gesù e l'hanno portato in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
me ne mancano altri due proiettili per fare la decina. E Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Adesso invochiamo il Santo Spirito Paraclito, Liberatore, che scenda su di noi in questo momento. E io do il messaggio a tutti coloro che mi seguono, che da non dare retta a coloro che fanno i video contro di me, coloro che mi sputtanano, mi denigrano e ce l'hanno sempre con me. Ricordatevi che questi faranno una brutta fine se non si convertono adesso, se non si affidano all'amore, se continuano a invidiarmi, a farmi sempre dei sortilegi e delle cose occulte. Questi faranno una brutta fine, non perché io mi vendico, ci mancherebbe, ma perché l'universo gli ricambierà in un modo molto negativo, 100 volte di più del male che mi hanno creato e mi stanno creando a me, sulla mia persona, perché io non ho mai dato fastidio a nessuno e nessuna famiglia, non mi sono fatto mai i cazzi degli altri, non ho mai sparlato male degli altri, di una persona, me la pio con una persona, oppure me la pio con un'altra, fo YouTube per piammela con le persone. Quindi mai l'ho fatto e mai lo farò, perché non è la mia indole. La mia indole è una passione che ho da quando ero piccolo, e cioè da far comprendere quanto Lui ci ama, quanto Lui ci ha messi al mondo per amare ed essere amati in un paradiso. Però le creature hanno ascoltato al demonio, adesso stanno male, perché tuttora ascoltano a Satana, causa e origine di ogni danno, di ogni male. Ecco, Padre nostro, ti invochiamo, il Santo Spirito che scenda su ognuno di noi. Gesù, manda il tuo Santo Spirito su ognuno di noi. Vieni, Santo Spirito, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori, distruggi in essi tutto ciò che ti addolora. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero della gioia contempliamo lo Spirito Santo che scende su Maria e gli Apostoli. Quindi chiediamo ancora una volta, sempre, ogni giorno, a Gesù che ci mandasse e su di noi il Santo Spirito di liberazione e guarigione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Siamo giunti alla quarta decina dei misteri della gloria, che Gesù mandò i suoi angeli a prelevare Maria, anima e corpo, in cielo. Maria assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Chiediamo l'intercessione anche al Beato Modestino di Gesù e Maria. Beato Modestino. Oggi ho incontrato in un santuario molto importante di Sera San Quirico un sacerdote come sto frate, un sant'uomo che quando mi ha fatto una benedizione mi sono messo a piangere di gioia. Era un santo, io sono sicuro che è un santo, che non c'è solo quelli sbagliati, c'è pure i santi, grazie a Dio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto ed ultimo mistero della gloria, contempliamo Maria incoronata regina dell'universo. Pensa un po'. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Diciamo insieme il Salve Regina. Salve, o Regina, Madre di Misericordia. Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo gli esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Un Padre nostro, un'Ave Maria, un Gloria al Padre, per le intenzioni del Sommo Papa e per le nostre richieste di salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trino ed Unico sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Adesso, prima della benedizione, ti leggo
Gesù misericordioso, questa immagine l'ha voluta Gesù in persona che si venerasse in tutto il mondo tramite questa sua apparizione a Suor Faustina Kowalska nel 1930. Senti bene la storia e quello che ha detto Gesù. A questa suora è apparso Gesù in carne ed ossa. Senti bene, Oh, profuma un bel po' sul foglietto. Ah, ne sa di sbocca di fiume muso. Allora, il 22 febbraio 1931 Gesù apparve in Polonia nel convento di Plocke a Suor Faustina Kowalska, affidandole il messaggio della devozione alla Divina Misericordia. Essa stessa così descrive questa apparizione. La sera mi trovavo nella mia cella, vidi il Signore vestito in candida veste, aveva una mano alzata in atto di benedire. Con l'altra toccava la tunica bianca sul petto. Dal petto, per l'apertura della tunica, uscivano due grandi raggi, uno rosso e l'altro bianco. Dopo un istante Gesù mi disse, «Dipingi un quadro secondo il modello che vedi e scrivici sotto, Gesù confido in te. Desidero che questa immagine sia venerata nella vostra cappella e poi in tutto il mondo. I raggi sull'immagine rappresentano il sangue e l'acqua che sgorgarono dall'intimo della mia misericordia sulla croce, quando il mio cuore fu aperto dalla lancia. Il raggio bianco rappresenta l'acqua che giustifica le anime, quello rosso il sangue che è la vita delle anime». In un'altra apparizione Gesù le chiese l'istituzione della festa della Divina Misericordia esprimendosi così: «Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la festa della mia misericordia. Figlia mia, parla a tutto il mondo della mia incommensurabile misericordia. L'anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata otterrà piena remissione di colpe e di castighi, cioè si riceve la stessa grazia del battesimo. Desidero che questa festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa», disse Gesù. Poi le promesse di Gesù misericordioso. Sentiamo cosa ha detto a Suor Faustina Kowalska Gesù nell'apparizione. «L'anima che venererà questa immagine non perirà. Le prometto ancora sulla terra la vittoria sui nemici, ma specialmente nel punto di morte. Io, il Signore, la proteggerò come mia gloria. I raggi del mio cuore significano sangue d'acqua e riparano le anime dall'ira del Padre mio. Beato chi vive alla loro ombra, poiché non lo raggiungerà la mano della giustizia divina. Proteggerò come una madre protegge il suo bambino le anime che diffonderanno il culto alla mia misericordia per tutta la loro vita. Nell'ora della loro morte non sarò per loro giudice ma salvatore. Quanto più grande è la miseria degli uomini, tanto maggior diritto hanno alla mia misericordia, perché desidero salvarli tutti. Scrivi che prima di venire come giudice spalancherò tutta la grande porta della mia misericordia. Chi non vuol passare da questa porta dovrà passare per quella della mia giustizia. La sorgente della mia misericordia è stata aperta dal colpo di lancia sulla croce per tutte le anime, non ne ho esclusa nessuna. L'umanità non troverà né tranquillità né pace finché non si rivolgerà con piena fiducia alla mia misericordia. Di all'umanità sofferente che si rifugi nel mio cuore misericordioso, ed io la ricolmerò di pace. Io do all'umanità un vaso col quale potrà andare ad attingere le grazie alla sorgente della misericordia. Questo vaso è l'immagine con questa iscrizione: Gesù confido in te. Questa immagine deve continuamente ricordare alla povera umanità l'infinita misericordia di Dio. Ecco, iniziamo la santa coroncina della Divina Misericordia che si usa la corona del rosario e ci vuole 5 minuti. Poi termino qui questa produzione video, anche oggi. Io credo in Dio, diciamo il Padre nostro, Ave Maria, il credo e poi iniziamo con le frasi intercettrici e delle intercessioni potenti a Gesù per la salvezza nostra e per la salvezza anche in comunione con le anime perse nell'oblio occulto, con Satana, Golga, nelle sette sataniche. Noi chiediamo a Gesù la grazia di liberarle e guarirle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Adesso ripeti con me questa frase, se vuoi beneficio. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per 10 volte questa frase qua, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, ogni 10 diciamo insieme, Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo,
in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. E la tua benedizione, Gesù, per intercessione di Mamma Maria, di San Michele Arcangelo, di tutti i santi e sante del Paradiso, scenda su ognuno di noi e su noi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, un bacio a Gesù. Gesù sì nella mia mente, Gesù sì nelle mie labbra, Gesù sì nel mio cuore. Amen. Ciao. E se Dio vorrà, a domani. Se non vorrà, ci vedremo nell'aldilà, sempre se ci affidiamo all'amore. Se no, all'inferno, dove c'è pianto e stridore di denti. Io non ci tieno per niente ad andarci. Quindi non continuare a sfottermi, a piamme per il culo, in tutti i modi possibili, e a parlare male di me, della famiglia mia, dei miei parenti. Attenzione, attenzione, convertiti prima che sia troppo tardi. Ancora c'hai tempo per la conversione. E non continuare a invidiarmi, a farmi del male, perché presto saremo ricambiati nel bene o nel male che abbiamo commesso, oppure nel bene che abbiamo fatto, 100 volte di più di quello che noi abbiamo fatto. Se abbiamo fatto del bene, saremo ripagati 100 volte di più. Addirittura nella Bibbia c'è scritto 1000 volte di più. Pensa. Invece, se abbiamo fatto del male, saremo ripagati 1000 volte di più nel male. Pensa un po', che cruda sentenza, che bruttissima sentenza, se abbiamo concluso niente nella nostra vita, sempre a perdere tempo per di male degli altri. Andiamo allo sfascio più totale, dove c'è pianto e stridore di denti, dove c'è l'inferno più totale, la madre di tutti gli incubi, la disperazione più assoluta per l'eternità senza fine. Invece, se facciamo del bene, non ci invidiamo più, lasciamo perdere a dirci male gli uni gli altri, volendoci bene, andiamo in paradiso, dove c'è il luogo di amore, di felicità, di verità e di gioia eterna. Amen. Fine.